È normale, Clemenza, che è un momento abbastanza delicato dopo la sconfitta con la Reggiana, però contro l'Entella occorre subito reagire, sei d'accordo? Assolutamente sì, le partite sono tutte difficili, il momento può essere sì complicato, ma veniamo comunque da una partita fatta bene, dominata, e il risultato il quale è avvenuto non ci compete, diciamo, e quindi siamo comunque sicuri di noi e pronti alla prossima partita. Clemenza sta vivendo un momento particolarmente positivo, la doppietta di Gubbio, quella maglia da titolare non vuoi lasciarla più? Io sono contento del mio momento, sono contento comunque sia di aiutare la squadra, di far bene per la squadra, quella è la cosa più importante, e che arrivino anche le vittorie. Che partita ti aspetti a Chiavari nel posticipo? Sarà sicuramente una partita difficile come tutte, l'Entella comunque è una squadra forte che viene comunque da un campionato di Serie B e sta sempre a livelli superiori, però sappiamo che questo campionato, come ho sempre detto, è difficile, tutte le partite sono difficili, ma noi arriveremo pronti. Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, racconti un po' agli amici che ci guardano da casa il segreto di quel sinistro giro, perché lo conosce bene Max Allegri alla Juve, ce lo ricordiamo in Serie B con la partita con il Pisa e lo abbiamo rivisto con il Gubbio. Ma non c'è nessun segreto, quando riesco a spostarmi la palla e riesco a colpirla bene, sono contento che vada poi a finire lì alle spalle del portiere, però non c'è nessun segreto, perché comunque sia ogni volta che mi sposto la palla e trovo il momento di tirare, quando la prendo bene viene fuori un bel tiro.